Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati su Endzone, al terzo episodio di questa serie di Blind Run, in cui abbiamo iniziato a costruire Petra, la nostra città delle Wasteland. Allora, abbiamo un edificio che è in fase di costruzione, è il pozzo, abbiamo un secondo edificio che è in fase di costruzione, è il workshop, la ferramenta, la fabbrichetta, chiamatela come volete. Il workshop ha bisogno di metallo per essere costruito e poi avrà bisogno di metallo come componente input per produrre attrezzi. Attrezzi che al momento ci mancano. Abbiamo bisogno di tantissimi attrezzi che migliorano la produttività dei nostri coloni. Immagino che costruire case di lamiera o abbattere alberi o recuperare materiale dagli scarti e dai rottami senza accette, seghe, martelli, rastrelli per lavorare i campi, insomma, sia davvero faticoso, quindi dobbiamo iniziare a costruirli. Questo è l'inizio dell'episodio, questo è un po' il mio obiettivo. Nel frattempo, occorre non dimenticare che abbiamo costruito nello scorso episodio il forno per il carbone, abbiamo ottimizzato lo scrapyard e i nostri centri di riciclaggio e al momento il nostro tailor shop, che dice ho bisogno di carbone. Il nostro tailor shop sta producendo maschere con i filtri attivi che servono per proteggere i nostri coloni quando respirano l'aria contaminata. E vedete che l'aria è contaminata perché purtroppo ci sono piogge costanti e sono contaminate, quindi gironzolare senza avere bene un'idea di che cosa ti stia piovendo in testa non è davvero suggerito. Altra cosa importante: abbiamo qui un Forester Lodger che ha diversi compiti. Tagliare e riforestare oppure tagliare e basta. Io adesso cambio il compito del Forester, cioè dei tagliaboschi. Voglio che spazzino via gli alberi perché questa sarà la zona in cui sorgerà Petra. Questa sarà la zona in cui sorgeranno altre case, altre strutture. Di conseguenza gli alberi non mi serviranno. Una volta che avrò ripulito completamente quest'area, sposterò il Forester Lodger magari in questa zona che è molto più boschiva, poi in questa zona che è molto più boschiva, e poi darò l'ordine anche di ripiantare gli alberi una volta tagliati. In questo modo la foresta nel tempo dovrebbe, cioè, arretrerà molto più lentamente perché si andrà poi a rinfoltire di volta in volta. Ma adesso non è il caso, adesso abbiamo bisogno di materiali rapidamente e abbiamo bisogno di acqua. Adesso velocizzo perché voglio vedere come sta andando il pozzo. Il well, la pompa d'acqua ha bisogno di scrap, ok? E ha bisogno di che buttiamo giù un po' di alberi qui nei dintorni. D'accordo. Clear building area. No, l'abbiamo già ripulito, ok? Ho sbagliato. Fermi tutti. Our settler came up with the idea of organizing a festivity to be able to celebrate that we are still on this planet. Va bene. Il nostro Ole ci suggerisce che dovremmo fare un piccolo party, una festività, perché siamo usciti, siamo per adesso sopravvissuti, quindi let's do it. Abbiamo bisogno di 1295 acqua, liquore e cibo. Allora, se qualcuno mi spiega come fare il liquore, io qui sono felice. In ogni caso, allora spostiamo un well keeper, qualcuno che produca l'acqua. In stock 350. Allora, questo pozzo può tirare fuori fino a 350 unità d'acqua, d'accordo. Qui assegniamo una persona. Questo l'ho fatto perché ho notato che era davvero difficile riempire la cisterna, anche se adesso do addirittura lavoro a 5 persone, devono continuare a riempire la cisterna. Cisterna e pozzo saranno importanti per l'acqua. Technician. Abbiamo bisogno del technician per costruire gli strumenti. Assegniamo già due lavori, anche se il workshop non è ancora pronto. Perché non è pronto? Perché abbiamo bisogno di metallo. Abbiamo adesso un recycler che sta producendo metallo, un recycler che sta producendo stoffa. Ne voglio costruire uno nuovo, qui tra le risorse, che vada a produrre però plastica. Possiamo mettere qui. Ok, voglio che produca plastica, che è l'ultimo elemento che non stiamo recuperando dai rottami. E
E sono sicuro che prima o poi ci servirà anche la plastica, quindi iniziamo a lavorarla. D'accordo. Non abbiamo cibo, non abbiamo liquore, non abbiamo acqua. Quindi questa cosa della celebration. Abbiamo ancora 5 stagioni a disposizione per arrivarci. Quindi vabbè, sull'acqua e sul cibo siamo tranquilli. Allora, per avere più cibo, io direi che possiamo iniziare a ritornare a pescare. Abbiamo abbastanza legno, possiamo togliere un forester e possiamo assegnarlo alla pesca. Quindi due pescatori andranno a recuperare più cibo. Sull'acqua spero di migliorare la situazione, appunto, avendo assegnato molte più persone a riempire la cisterna. E pian pianino vedete che anche la cosiddetta well, il cosiddetto pozzo, si riempie. Ok, devo anche costruire dei tools. Lo so, lo so. E con 10 stagioni per fare un workshop? Perché mi dici? Ah, ok, sì, certo. Perfetto. In ogni caso, allora, i settler non bastano mai e dobbiamo sempre gestire le risorse in modo sensato. Ad esempio, ora il cibo è abbastanza, quindi terremo il livello del cibo così com'è. Il legno penso che sia abbastanza con una persona che lo recupera pian piano. Lo scrap per il momento sembra funzionare, l'acqua spero che arrivi, bisogna poi capire se come ho allocato i miei operai nel workshop e nel tailor shop e così via, ha senso. Per il momento vedete che abbiamo radiation protection, abbiamo 9 maschere che abbiamo messo da parte per futuri coloni, questi potranno utilizzare questa protezione. Io non ho ancora capito se le maschere si sommano oppure superano le bandane e le sciarpe. Per sicurezza penso che ne produrrò ancora un po' e poi andrò a dare l'ordine di costruire delle tute antiradiazioni. Averne un po' credo che sia una buona idea. Vedete che ci sono sempre più bambini e sempre più adulti. È importante davvero. Cosa sta succedendo qui? Ok, sembra che abbiamo riempito. Ah, stiamo arrivando a riempire la cisterna. Ed è questo è fantastico. Quindi quando avremo riempito la cisterna potremo magari liberare un paio di lavoratori. Ci servono strumenti, questo è chiaro. E qui ci serve la gente che lavora e che vada a recuperare la plastica. Quindi ancora una volta refiner, ce ne serve un terzo. Vedete che sulle risorse stiamo dando priorità massima, tranne che per lo scrap collector, che comunque uno per adesso basta e avanza. E di conseguenza, perfetto! Abbiamo ottenuto abbastanza metallo per iniziare a costruire il workshop, ragazzi, quindi presto avremo la costruzione di metal tool che fanno parte di questa prova, di questa quest. La seconda, abbiamo bisogno di acqua, cibo, abbiamo bisogno di liquore. Io non so quanto tempo serva per produrre liquore, quindi andiamo sul cibo. Non c'è niente di questo tipo, andiamo su housing, community, il pub non produce liquore, giusto? Logistica. Decontamination post. Questo è interessante, produce decontamination kit che sono utilizzati negli storage of. Ok, praticamente serve per decontaminare le aree, questo è interessante. Forse ci converrà prima o poi costruire un mercato. Ho una food station dove si può magari vendere il cibo. Ma faccio veramente fatica a capire dove posso costruire il liquore. Forse l'herbal hut. Ehi, fermi tutti, fermi tutti. L'ho trovato. È il pub che produce il liquore. Quindi sapete che cosa c'è? Io penso che questi ragazzi se lo siano meritato, un pub. Andiamo a costruirlo. Lo andiamo a costruire magari tra la zona residenziale, la famosa piazza del Catorcio e la zona dove andiamo a recuperare l'acqua. Penso che sia strategica perché è vicino alle case, vicino alle fonti d'acqua e non troppo lontano dal cibo. Allora, per costruire un pub abbiamo bisogno di legno, scrap e tempo di produzione. Quindi
Diamoci dentro e poi non ho la più pallida idea di quello che servirà per fare il liquore. Immagino dovremmo andare a recuperare magari dei frutti selvatici, chi lo sa. Comunque lo scopriremo presto. Mentre adesso abbiamo il nostro workshop che può fare metal tool o scrap tool. La nostra missione dice di fare strumenti di metallo. Tra l'altro sono sempre girati dalla parte sbagliata, ma d'accordo. E siamo fortunati perché qui abbiamo un riciclatore che recupera nel nostro scrapyard i pezzi di metallo, li lavora e poi li porta nella nostra officina dove poi questi pezzi di metallo trovano una nuova vita come strumenti che possono essere utilizzati. Mi piace tanto quando la mia bella base post-apocalittica funziona. Adesso rigiriamo la mappa. Quello che mi piace più di tutti è che abbiamo la Radiation Protection. Questo è davvero buono. Andiamo sulle Radiation Suite. Suits. Ci serve carbone, ci serve tessile e ci serve plastica. Va bene. Non voglio aspettare che arrivi un tornado di Godzilla, radiazioni e morte nera prima di capire che mi servono le tute antiradiazioni. Inizio a produrle adesso. Forse sto esagerando, meglio esagerare che accorgersi di non essere pronti. Sulla missione numero 1 intanto va bene, i Metal Tool stanno andando avanti. Sul numero 2 credo che il problema più grande sia il liquore. Per tutto il resto, se voglio più cibo posso assegnare più cacciatori, se voglio più acqua posso assegnare più gente al pozzo e al lago, ma per il liquore se non inizio a produrlo è problematico. Fortunatamente siamo pieni di legno e di rottami, quindi possiamo mettere insieme il nostro primo pub. È bello che il primo edificio della comunità di Petra è un pub, cioè dopo aver pensato al tetto, a bere e a mangiare, la quarta cosa, socialità e bevande. Ci sta, immaginiamo questa situazione così tragica. C'è gente senza case e c'è gente triste, immagino che siano le stesse persone, quelle tristi e quelle senza casa. Andiamo a questo punto, creare una nuova zona, tra virgolette, residenziale, che praticamente scenda da Piazza del Catorcio. Ormai devo dare nomi a queste vie, dovete aiutarmi nei commenti, fino ad arrivare al lago. Piazza del Catorcio è ormai famosissima. Qui facciamo quindi altre sei case che ci serviranno nel tempo. Non so se le case poi nel tempo migliorano o se le devo potenziare io. Comunque, queste cabine per adesso hanno, guardate, due sarti che hanno già fatto due bambini, Gloria e Mason. Poi posso cliccare e posso vedere la piccola Gloria che è già bravissima nell'utilizzare la maschera ai carboni filtri attivi. Ah, oh, che bello vivere a Petra, che bello ragazzi. Ok, sembra che la zona industriale adesso stia andando avanti, stia facendo cose. Quando avrò i tool non lo so, però ho abbastanza tempo e credo di poter produrre metallo. Qui stiamo andando avanti a fare ancora delle maschere, ma stiamo già iniziando a fare le prime tute antiradiazioni. Wow! Queste le mettiamo da parte e poi si vedrà. Troppa gente senza casa. Spero che i nostri builder presto arriveranno a sistemare. E qui siamo quasi arrivati ai 2000, le 2000 unità d'acqua. Il massimo che possiamo stoccare è 2350, quando avremo la cisterna e il pozzo completamente pieni, e direi che può andare. L'Hunting Lodge continua a lavorare veramente bene. Potrei anche catturare gli animali. Catturare gli animali penso che mi dia modo poi di creare degli allevamenti, può essere. Questa può essere un'idea in futuro. Se avremo abbastanza cibo, invece di cacciare, dovremmo tentare di fare degli allevamenti, assolutamente. Assolutamente, bella idea. Sì, ragazzi, abbiamo il nostro primo strumento di metallo in produzione. È il giorno più bello della vita di Petra. Velocizzo. Velocizzo perché voglio sistemare questo problema. E il problema degli strumenti inizia a essere grosso. Quando avremo fatto i tre metallici, magari faccio strumenti di rottami che non sono metallici, magari sono meno duraturi, ma almeno la gente sa con cosa lavorare. Perché essere un sarto senza forbici, senza, che so, strumenti opportuni, un metro, eccetera, non è che sia molto utile, giusto? Quindi, intanto sta arrivando il pub. Intanto sta arrivando il pub, ragazzi.
Ancora un po' di giorni, velocizzo sempre. E ci siamo. Allora, produrre. Possiamo produrre liquore. Servono delle berries, servono delle bacche per produrre liquore. Possiamo produrre sigarette speciali o birra, per la quale serve il grano. Andiamo su Hard Liquor e a questo punto voglio dare due persone al pub keeper. E avrò bisogno di una task in un bosco. Fammi vedere se ci sono molte radiazioni qui nei dintorni. Per il momento ne è zero. Questo è molto buono. Allora penso che dovrò creare una task. Raccogliere piante. Cibo e medicina da queste parti. 170, 270. Facciamolo qua. E togliamo qui, va bene? Quindi due persone inizieranno a lavorare nel pub, che in realtà allora non è un pub, è più una distilleria, potremmo chiamarla, va bene. E adesso sto aspettando che i miei coloni vadano qui nel boschetto a raccogliere appunto erbe e bacche, e in questo caso. The new workshop is up and ready for action. Benissimo, abbiamo guadagnato ben 9 strumenti di non so quale tipo però. Ah, abbiamo guadagnato 9 strumenti di ferro. Quindi abbiamo vinto questa missione. Fantastico. Ok, continuiamo a fare strumenti di ferro. Ah no, ne abbiamo già, guardate. Abbiamo 9 strumenti di ferro. Andiamo a fare scrap tools. Quindi strumenti un po' più scarsi per il momento. Così teniamo attiva la linea di produzione. Poi quando avremo molto ferro lo andremo a riutilizzare. Però intanto le case stanno arrivando, quindi non capisco perché la gente è homeless. Perché abbiamo tante persone, ecco perché. Wow. Servono tantissime case, abbiamo 33 adulti, ragazzi. Io a questo punto, scusate, potenzio anche la fattoria e la pesca. Perché? Perché mi fido di avere tanto cibo, ma lo sto ignorando da troppo tempo, quindi cerchiamo di avere un po' di gente che lavora sul cibo, anche perché fra qualche stagione potremmo avere una secca. Non sta piovendo, vabbè, ma il lago continua a funzionare. Immagino che i collettori di acqua piovana siano la cosa più efficiente da fare se hanno dei filtri per eliminare le radiazioni, ma non funzionano quando ci sono le secche e quando non piove, quindi sono anche rischiosi. Ancora 3 case che poi saranno libere, ma poi dovremo iniziare a migliorare. Cosa sta succedendo? Oncoming drought, me lo sta dicendo anche il gioco, guarda un po'. Guarda un po'. Allora, vediamo un attimo, eh. Mi dice, mancano 3 strumenti. Adesso ne facciamo 2, ma scarsi. Di rottami, non di ferro. Vediamo se questo 3 diventa un 1. No. No. Sembra che gli strumenti non siano stati... Forse non sono stati consegnati. Carote, scrap, metallo, tool... Chi lo sa? Dai, mettiamoli poi in metallo quando sono pronti. Intanto ho visto, quasi per sbaglio, che abbiamo già 2 tute antiradiazioni da parte. È bella sta cosa. L'obiettivo è di non avere coloni senza maschera. Eccolo, Costantin, guardate. Costantin, lo vedete? Ha la tuta gialla. Sta andando al pub, ovviamente. No, stanno in cisterna. Costantina, la tuta gialla, questo significa che è immune dalle radiazioni. Questo è fantastico. Abbiamo bisogno di frutta. Lo so, amico mio, lo so. Ho mandato apposta gente... Ah, soltanto una persona a raccoglierla. Ok. Forse posso abbassare il lavoro del charcoal burner, per esempio, e avere più settler che vanno qui a raccogliere i frutti. Va bene. Ok, basta radiation suit perché non abbiamo abbastanza produzione. Ritorniamo sulle maschere. Comunque vedete, con calma, pian piano, si produce praticamente tutto. Aver risolto il problema del vestiario è una cosa ottima. Adesso l'idea di avere un pub che inizia a produrre del liquore può essere altrettanto ottima perché, insomma, diciamo, ok ragazzi, lavorate duro ma... vi divertite anche duro e quindi la sera potete farvi un cicchetto. Molto educativo questo gioco, devo dire, eh? E i bambini cosa fanno, scusate? I bambini hanno le carote. Oh, ok. Certamente. Un premio incredibile. Va bene.
Possono fare le torte di carote, ecco. Comunque, non abbiamo più niente in linea di costruzione. Qui abbiamo dato l'ordine di andare a recuperare frutta. E guardate un po', pian pianino sta arrivando la frutta. Perché comunque, ecco qua. In stock 13, riserva 3. È chiaro che adesso stiamo producendo. Abbiamo 10 unità di liquore stoccate. Dobbiamo dare un boost al lavoro nei campi e per il cibo. Un cacciatore in più può servire. A questo punto direi che l'ideale è avere ancora un po' di cibo in più. Vediamo se posso rimuovere le radiazioni. Qui non ce ne sono. Ok, fantastico. Torniamo sul cibo. Proviamo a costruire un orto. Perché no? Perché no? La domanda è... L'acqua. Vedete che io qui ho costruito una fattoria in una zona che è veramente poco... ha poca acqua, forse ho sbagliato. Capanno dei raccoglitori. Questo è molto interessante. Questo probabilmente è molto meglio di tutto quello che ho fatto prima. Mettiamo un bel capanno dei raccoglitori anziché un orto. In questa zona e poi raccoglitori li troviamo qua, gatherer li metteremo qui quando sarà pronto. Adesso abbiamo bisogno di builder e abbiamo bisogno di gente che raccoglie praticamente a mano i frutti in questa parte della foresta. Quando anche il raccoglitore sarà pronto avremo proprio una struttura in cui i frutti possono essere depositati e poi il pub può andarli a prendere. Amici amiche, Petra cresce, abbiamo risolto svariati problemi, ci stiamo preparando ad una festa. Non so se è proprio il caso di, come dire, di fare festa, ma avere strumenti di ferro, avere tute protettive, addirittura delle tute antiradiazioni e delle maschere che ci permettono di respirare nei momenti più tossici è stato sicuramente un grande risultato. Io come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando a questa serie, vi chiedo di lasciare un pollicione in su, un commento e noi ci vediamo molto presto. Dai, per ora è tutto, un saluto da Petra e alla prossima.